Oh, bentornati, Salve a tutti bentrovati. ragazzi, benvenuti in Stasera. questa live di Quarta Parete. Siccome stasera sono i 40 anni di Space Invader, noi abbiamo deciso di giocare a Castlevania. Dov'è il Esatto. collegamento? Trovatelo voi. Niente, però abbiamo io ho la maglia di Space Mia Invader, maglietta di lui la Kennedy, maglia di quindi. Kenobi, per onorarlo che lunedì ci hanno fatto il raid. No, non è vero, non è per quello, l'ha comprata e casualmente stasera ce Andate a l'abbiamo. seguire Kenobi Sboccia su Twitch. Non stasera, tanto non sta per il live. Stasera seguite noi. Comunque, No, stasera scherzo. Castlevania, che l'ho scritto ovunque sbagliato facendo spam per questa live, perché gli Anch'io. inglesi sono strani e scrivono Castlevania, ma leggono Castelvania. Anzi, in realtà leggono Castlevania, che non si capisce cosa vorrebbe dire. Castlevania. È come Punisher, Quindi è che è forse. Castle. Però si scrive Castle. Infatti, è Perché? castle, no? Castello si dice castle. Quindi come Vincent Castle, praticamente. Castle. Bellino castle. Insomma, giochiamo a Castlevania Non importa come lo scrivete, non importa come lo dite, l'importante è che ci giochiamo. Allora. per NES, con protagonista, come si chiama? Come si chiama lui? Simon Belmont. Belmont. Se piacerà questa rubrica e tutto, poi giocheremo a Castlevania 2 Due Simon's Simon's Quest. Quest, esatto. La musichina di Arno. Parto io. Vai. Ciao Bomber, ciao Asphodel. Benvenuta, ben ritrovati. Non Prendi. sta facendo la chat in video. Non sta facendo la chat in video? Eh no, Aspetta, allora. E gioca. Allora, questo gioco è particolare, lo dicevo prima a Victor. Sì, che fa? ah, scusa. Non ha fatto il primo Vabbè, passaggio, però. quanto sono bravo. No, sto morendo, vaia, aiuto, vaia. E niente, sono Niente. morto. Dicevo, questo Stavo gioco. scherzando, era la demo. Ma dai! È particolare perché la vita tua è quella ovviamente dove c'è scritto player. La vita del nemico che vedi lì è quella del boss che ci sarà a fine livello, però la vedi già da ora, a parte domande. I cuori che raccogliamo non sono la vita nostra, ma sono tipo consumabili, sono tipo moneta di gioco in un certo senso. Infatti, quando avremo delle armi nuove, consumeranno quelli per essere utilizzate. Le armi si usano premendo freccia in su. Insomma, io che ho preso ora, visto? Ho preso tipo dei nunchaku. Vai. No, hai allungato la frusta. Ah. Vedi, ogni volta che trovi quelli allunghi la Aspetta. frusta. I cuori, praticamente, ora dovresti aver raccolto forse. Ecco, esatto, il coltellino. Se ora te fai freccia su e il tasto per attaccare, che è A, credo, o B, non mi ricordo qua. Lancerai il coltellino consumando però un cuore. Capito? E ogni volta che c'è una candela, un candelabro, così come questi, vanno colpiti per far cadere i cuori Sei o scemo? i punti. Per curarci, quindi, invece di usare i cuori, usa i cosciotti di Scusa, pollo. allora i soldi che ho preso ora I soldi sono punti. sono punti, ma anche questi non so cosa. Penso siano solo per il punteggio. Non so cosa sia la P sotto i cuori. Forse le vite? Può darsi. Sì, player, tipo. Eh sì. Noi come si fa? Abbiamo over o avete per uno? No, vite per uno. È dinamico. Comunque, Castlevania, la storia, principalmente per chi non la sa, è che Simon Belmont, della famiglia Belmont, sta facendo quello che la famiglia Belmont fa da generazioni, ovvero andare a combattere Dracula. Questo è il suo turno. Poi non so bene come funziona, perché lui lo sconfigge, nel senso, in teoria muore, no? Dopo questo gioco Dracula, quindi non so com'è che è da Spoiler. generazioni. Dico in teoria perché poi hanno fatto un sacco di giochi nuovi, l'ultimo uscito si guardò l'altra volta quando era tipo il 2013-12, quindi chissà la saga come è evoluta, con quanti altri personaggi. Ma dai! Ma Questi cani sono veramente poi non rompi sapevo che. scatole. Ti devi abbassare. Prima l'ho preso senza abbassarmi. Come si salta le scale? Quindi noi stiamo andando a battere Dracula. Dracula ha una serie di scagnozzi alle sue. Come si dice? Alle sue. Grinfie. Esatto.
Tra cui la morte, cioè Dracula è più in alto di gerarchia della morte, cioè la morte è uno degli scagnozzi di Dracula. Il mostro di Frankenstein, Medusa, l'acqua santa, ne l'hai trovato, però gli serve. Non serve mai l'acqua santa. Fa danno. È un'arma. Ah, sì. Questa. Forse questa consuma anche più di un cuore alla volta, non lo so. Questi poi cosa sono? Tipo fantasmi o zombie? O tutte e due. Tutte dai, due. Mi fa danno, mi ha appena toccato. I piedi. Poi che strano che ti raccoglie tutti questi cuori, ma la vita ti rimane sempre bassissima. Guarda, dove arrivano? Da un muro, sicuramente. Sono infiniti, nel senso io le vado qua, qui mi trasco male. Sì, però non so se troppo. Oh! Orologio! Ma è scomparso, ma cosa vuol dire? Ma io stavo salendo le scale. Vabbè, poi fare. Una cosa infame di questo gioco, se fa non so, è che quando prendi danno fai un piccolo salto indietro. Quindi quando ci saranno le fasi più platform intense, sarà veramente una rottura di scatole. La vita è trovata, bravissimo. Mi sa che non te la sei mangiata. No, ma erano punti allora. No, in teoria quella è la vita. Ti c'è un trucco, guarda. Ecco pure la strada. I mostri della laguna! Non posso... Dai, niente, tocca a me. Ah, io parto da qui, okay. Sì, con la frustina, però sembra una katana con quella frusta. Che pane, l'hai visto solo te, però. Eh sì, quando è tutta stesa, guarda. Bah. Dovevi rompere anche quello sopra. Come si fa a salire le scale? Tieni in su. Però se salti e tieni in su non vale. Giustamente. Ma meno male che la frusta te la spammano subito appena rinasci, bene, bene così. Giustamente tieni in giù per 100. Allora, qui c'è i mostri della laguna, quindi. Che spada, deve passare. Devi saltare sulle scale, ah. Però non salire. Perfetto. Poi non so perché i mostri della laguna sono pesci con le gambe. È la forma dell'acqua, vai. È vero, pesci con le gambe? Sì, vedi, sono la testa di pesce. Le braccia. La laguna non era un mostro con le gambe. Ma non ha proprio la faccia da pesce. Faccia da pesce. Ah, non riesco a colpire quel candelabro. Così intanto sto farmando. Perché c'è un cuore grande? Grande. Grande perché probabilmente ti darà più. Vai, devi essere lontano, non devi essere attaccato. Vai a destra, mira a sinistra. Bravo. E ora per salire. Ah, ok. Tranquillo. Perché quello due hit e gli altri una hit? Bravissimo, minchia. C'ha una capacità di salto comunque, signor Belmont qui. Signor Belmont. Questa confidenza. Andiamo subito a allungare. Questa confidenza, chiamato signor Belmont. Nemmeno Simon. Oh bravo. Ma sì, prova a usarlo per creare nemici tipo. Hai visto cosa fa? No. Che se salto sopra i nemici mi levo danno, ma gli faccio danno come a Super Mario. Cosa? Io salto sopra un nemico. Al nemico con quello gli fa danno. Con l'orologio? Guarda, no. Normalmente. Ah. Gli fa danno, ma mi fa danno anche lui a me. Ah, ok. Devo superare questa parte. Ma sì, no. I pesci d'allenza. Ottimo comunque questo, sì. Poi mi dicono anche la musica non per niente ripetitiva. Però per essere un gioco per NES
gli ambienti sono anche ben dettagliati comunque. Sembra. Cioè, il personaggio non ha la faccia. È totalmente rosa, bianco. Ti so dire. Però. Tre giochi fatti moderni bene. Con personaggi senza faccia bellini. Vai. Tu quelli di Slam. Bellini poi. E dai. Visto il primo, visto tutto. Ah, se quelli di ora non si ricava nessuno, ma sono più belli. Quello non si è capito ancora. Ora lo uso, vai, aspetta il momento giusto. No, là, no, non ancora l'orologio. Ma sicuramente fa danno a quelli che ci sono nella stanza. Ma dai, devo scenderle anche in quel modo, se non cade. Non so se ci conviene avere l'orologio. Ecco, mi sa che questo è già meglio, perché mi sa che prima o poi troveremo... Dai! Cos'è successo? Ho fatto l'orologio, ho bloccato tutti, guarda. Ok. Dicevo comunque, mi sa che conviene trovarci un'arma un po' più forte, perché appena arriviamo al boss... La Bibbia? Cos'è quella? Ah, boss! Così. Non sono riuscito a prendere la Bibbia. Conviene bloccarlo, no, quando è in... Quando più vicino. Mi amico. È Zubat questo, quindi. L'ho fatto però. Forse non hai abbastanza fuori. Sì, insomma, 5 fuori questo, probabilmente. Perché in effetti è abbastanza forte. Troppo abituati a Fortnite noi, l'ho sempre detto. Guarda lì che schifo. Mamma! L'hai hittato una volta sola. Oh, ok, l'hai hittato. Dai, però come si fa a evitarlo quando si fa il caricone? E niente, bisogna avere per forza l'arma. Te lo devo. Sì, serve sicuramente quell'ascia lì, è la cosa migliore, perché se non sbaglio... Poi se ti danno la traiettoria, tipo. Sono diventati un invisibile. Per... quanto? 33 secondi. Sì, come... pensi che dura? Ok. L'ascia consumerà anche un sacco, probabilmente, perché... Guardalo, guardalo lassù! Bigliacchino appeso, guardalo! È proprio lo sprite dei Pokémon. E se io farmo un po' di cuori? Quello è Golbat. Sì, palesemente. Golbat, Zubat... Ma già il fatto che si può tornare indietro è un passo più avanti di Super Mario, sta qua. E che spawnano completamente i nemici, quindi puoi farmare davvero un tot di cuori. Ma io ho un problema con le tante altre. Ti posso farmare i cuori se le... Spatto? Schiato una lascia, mi sa, per sbaglio, sì. Sei un pazzo sclerotico qua. I cuori. Il tempo, vai, il tempo. C'è il tempo? Ma voi siete di fuori. Come c'è il tempo? Piglia la Bibbia. Ho già fatto. Oh yes. Vai via, no, mi sa che... 3 secondi. Devi andartene via. Devo prendere l'orb. Ragazzi, record. Record mondiale. Mordiale. Un secondo mancava. Clip. Ma non è clip, il contrario. Più tempo. No, questa è bravura. Questa è la mappa. Okay. Cosa vuol dire quel 2 lì? Non sarà che tipo il range. Cioè il livello, il rank. Tipo ora fai il doppio del danno. Più di danno. Spero. Ho trovato il 3. Vedi, bravo, ho trovato il 10. È sparito il 2 appena ho raccolto. Visto. Forse tipo potenziamento, ma per, ma quella... per quell'arma che hai in quel momento. Quindi te devi scegliere se cambiare arma o se. Questo... sapevo che ci voleva tipo 7 hit per uccidere questo. Poi si gira verso di. Che paura! Niente.
bellissimo. Aspetta, posso schivarlo, vero? No, io non li voglio lanciare. È che premo la freccia. Boomerang. Premo la freccia in su perché salto, ma in realtà non serve, infatti. Grazie ad Asphodels che si è iscritta, anzi si è abbonata. Yeah! Grazie mille. Ci godremo il tuo abbonamento e te ti godrai l'animazione che è partita. Che poi prima di iniziare ti ho detto anche in questo caso sentiremo anche quando ci saranno. E invece non abbiamo sentito proprio niente, quindi o non c'è stata ancora, che può darsi. L'animazione anche perché schermo. Non l'abbiamo vista proprio. Infatti. Colpisci troppo tardi. Vedi che colpisci quelli lontani. Salta lì. No, ma vedi non ci arriva. Ah sì. Ed è Super Mario, quindi? Sì, Io voglio la vita. O Crash, fate. Medusa? Le teste di Medusa sono queste. Medusa, Gorgone e Yond, ovviamente, sto dicendo. Gorgone e Yond, che è un Digimon. Esatto. Gorgonio, dice evolve. Negato proprio per questa cosa. Per questa sinusoide di Medusa è proprio negato. Anche. L'ho presa la vista grey. Mi sembra bellissima a prendere cose in alto che ti non ti sembra. Sì. Pare team up, quindi. Il coltellino. Però con 6 cuori ne puoi usare 7 cuori, ok. Quella porta? No, non è la porta. Ora con quello lì faccio come fai te, Che è successo? Non lo so. No, guarda, si scopre. Okay. Ti ha dato tipo 7 cuori. È difficile imitarti che prendono. Dai, mi devo abituare. Ma dopo che è successo qui, non l'ho visto? Ho visto che si è smostrato un po', però non ho capito cosa è successo. È difficile salire le cose, però. E ora. Bravissimo. Quello che dicevi. Sì. Game over. Quindi si riparte senza niente, senza punti. Pesco, se il beffa, cogli l'occasione e ripeti anche il tuo calendario. Va bene, allora, oggi è? Ok. Il 24 appunto si continua Cuphead con Pesco, mentre il 25 si continua Resident Evil con Medusa, Gorgonegna. E sono il 25, ok? Il 27 lunedì continuiamo Crash Bandicoot e Baia, si riprova fino a mia ascente, io sono sicuro cosa ti ho detto l'altra volta che non ci si riusciva. Questa volta ci si riusciva. Sì, ma perché si è visto che siamo vicinissimi alla fine. Il 29 io e Baia continuiamo Zelda, sempre nel retro gaming. Forse mercoledì diventerà il mercoledì retro gaming. Il 30 giovedì io e Armor continueremo Human Fall Flat dopo la nostra disastrosa caduta dal curvone. Che è la piglia larga. È bellissimo quell'episodio, ragazzi, andatevelo a vedere. Il 31, sempre io e Pesco, venerdì continueremo a Cuphead. Quindi Shadow of the Colossus è un po' in pausa con Pesco. Sì, per ora sì. Non è l'immagine. Ho visto. Ok, ho preso un po' di hit, però. Fare le teste di Medusa ora che sono un problema. Ma allora, se io sto sempre nello stesso punto, sono tutte uguali, nel senso, sì, mi evitano, però io non le colpisco nemmeno. Non sono mai tutte uguali. Ah, sì, sono tutte uguali. Questi ti veniva addosso. Questi sono tutte uguali. È questione di tempismo. Ma finiscono o vengono? No, vengono finito. Dipende da dove sei, dove ti sposi.
Poi non posso fare 7 cose insieme. O evito le meduse o colpisco... Non colpisco i candelabri. Non colpisco i candelabri, ma come... Sono morto. Perché sei ripartito da qui? Ah, perché non era game over stavolta. Sto facendo come te. Non voglio punti. Daggerino. Gigi daggerino. Sono arrivato al punto che dicevi te che il platform stronzo che il danno ti fa fare così non gli è. Sì, però non me ne frega, voglio il coltellino svizzero, eccolo. Si parte così già con mezza vita dopo 3 meduse, e dai, però. Guardalo! Vigliacco. Super vigliacco. Poi siamo al Belmont, non c'aveva niente di meglio da fare che andare nel castello di Dracula. Ma se è la sua famiglia... Ma se non c'è mai riuscito nessuno, perché ci dovrebbe riuscire lui? Oh no. Bisogna saltare subito, non si può perdere tempo a provare a ucciderlo. Ma no, qui conviene prendere solo il daggerino. Il gigi daggerino? Il gigi daggerino. Mi insegui, vai! Vai. Che me vedo subito con mezza vita. Di vita è un po' tirchio, questo gioco, perché... Ma per ora si è vista solo una volta. Che succede lì? Ma solo punti sono. Non lascia stare che fai il Guinness World Record. Fai il Guinness World Record di Castlevania. Castlevania. Frank Castlevania. Esatto. Salutiamo il nostro amico Francesco Castiglione. Probabilmente ci sta seguendo stasera. Dai, ma non ti ha toccato! Beatbox di sto gioco. Infatti. Se non mi faccio un segreto. Sì, è un segreto. Che un tempo facciamo i segreti non che ce li alloggi, ma a caso, ma dungeon, ma proprio che li devi colpire per sbaglio. O devi guardare, più che altro devi guardare nelle guide, perché così vendevano le guide. Maledetti. No, non devi sparare. Questo è utilissimo però comunque. Sì, contro le meduse. Quindi non ti azzardo a cambiarlo, ti spacco. Però arrivo lì e gli fa scusa, hai visto una medusa? Lento a usare la frusta. Questo è l'amico Simon. Il mio amico Simon. Vabbè, comunque le picchi tutte. Sprechi più cordi quelli che ne guadagni. Non sei mai incassato pure lui. Ok. È che a volte premere il tasto in su per sbaglio è facile, nel senso premi... Non è vero, non è vero. Okay. Ma hai premuto il tasto su. Quanti cuori consumo? Abbassati. No, ora, quando lanci il boomerang. Si ferma solo se trovi te. Se ti trova te, che praticamente è come se lo riprendessi. Ah, ok. Ora però non ce l'ho più, ora c'ho i... Il segreto, sì. No, c'ho il coltellino. Il segreto nel senso della serie 3. Si guardano i nostri nonni. Anche le vostre, sicuramente. È tipo obbligatorio se sei nonna guardare il segreto. Anche io quando diventerò nonna guarderò il segreto.
qui che ti dicevo che lo devi usare. Ah, qui. Ma sì, che non ci arriveremo. Ora bravo, non ce l'abbiamo più. Ma non ce l'avevamo. No, non ce l'avevamo più nemmeno prima. C'avevamo il coltellino. Ma perché lo prendi? Dammelo un po'. Meglio sempre che nulla. Vigliacco, vigliacco, però fra un po' tanto. Quelli sono i cavalieri, quelli di Dark Souls. Fulmine di Pegasus! Quelli energentati. Non risolvi nulla tanto ammazzandolo perché qua. Ma si può morire sempre allo stesso punto? Ma come si fa quello stage? Comunque, se la frusta fosse leggermente più veloce, il tempismo ce l'ho, ma con un attacco normale, non con l'attacco di me. Se poteva portare una pistola, Simon Belmont. Scusa, per uccidere i vampiri non ci vuole il proiettile dei... No, quelli sono i lupi mannari. Proiettile d'argento, che cosa ci vuole? Lupi mannari. Con la sicurezza di un... Vampiri ci vuole il... Cosa di legno. Ma dipende di quale vampiri presi a fare un po' Dracula. Non lo so, Dracula. Chi lo non lo conosco, il signor Brian Stroker. Brian. Mr. Brian. Wait, eri per un attimo eri nel quadrato degli item. Ma c'è il quadrato degli item. Non volevo tornare indietro. Ma però lo piglio. Poi questo è lo stage 5, come è possibile? Vediamo, dai. Stage intende tipo sezione. Tipo ora vediamo se quando sali le scale cambia lo stage. Vediamo se quando salgo le scale non muoio. Qui c'è un stage. Deve andare qualcosa per battere quelle cose. Che poi, probabilmente... Non prendere il coltellino ti spacca. A vederci... A vederci giocare sembriamo tipo impediti, sicuramente, no? Ma è più difficile di quello che sembra, veramente. E lo siamo. Perché salta indietro quando prende danno. Poi quanto salta indietro? Che poi ha senso, scusa, perché... Sì, però in un gioco magari... Lo so. Pensa... Attaccano con la spada e passibile. Ma non l'ho preso. Comunque Asphodel è medaglia d'oro ora. Medusa esce dalla classic armor, diventa medaglia d'argento. E Mister Mummifo diventa medaglia di bronzo. Però no, al contrario. Che vuol dire il contrario? Mister Mummifo è primo, diventerà argento. Quindi avevi detto Kinder Musino. Tazzardà cambia la portellina, vai, è la cosa migliore questo per quel livello lì. Te lo lancia e poi va avanti, non lo riprendi. Ma bisogna comunque beccarli al momento basta giusto. Basta che lo becchi al momento giusto, figure. Siova. Stai tranquillo. Non partende da, sai. Ma che spendi. Bravo, visto? T'hai preso danno ma l'hai ucciso senza attaccarlo. Ma che non mi interessava ucciderlo, mi interessava non prendere il danno. Tanto lo so che ora usi il boomerang. Super maghi proprio questo. Allora, vediamo di non morire stavolta. Di fare. Allora, se io fo così. Non è servito, però va bene, dai. Però sei stato bravo a schivare. Infatti, vediamo le teste di Medusa. Scusa, hai visto una testa di Medusa? Io no, non mi ha colpito nemmeno una volta. Wow,
voilà! Però c'è comunque una vita come sempre. Ma perché l'ho perso prima? Non ha spawnato il segreto. Vabbè. Sono solo punti. Allora, se io faccio... What up? Vai. Oh mamma! Te l'ho detto che era quello. Non ti fa prego! No! Se non saltavo, probabilmente mi salvavo. Niente, ma che vuol dire? Allora bisogna tornare a prenderlo ogni volta. No, perché... Perché ora ci... Perché... Cioè, sicuramente puoi essere anche bravo a schivarli. Con però quello ti aiuta. Con nabi e... Poi cosa vuol dire? Allora devi diventare una speedrun, praticamente non puoi guardare. Ma te, ma perché devi venire indietro per farmi le fregarelle? Perché secondo te dove sei? Sei indietro, vieni indietro. Allora, no. Ma perché le scale devi cadere? Ma come funziona? Le scale sono... Guarda cosa mi ha dato! Non so. Sì, come? La medusa! Ah, vedi che te lo dava per quello. Sicuro, ma infatti è palese che è quello giusto per questo stage, però... Bellissimo, bellissimo. Perché provo a fare il topo, ma bisogna salire per forza. Impressionante. E poi è solo quel pezzo lì che rompe. Nemico peggiore mio sono le candele, guarda. Qui c'è un segreto, guarda. Qui se non c'è un segreto, guarda. Perché ho tutta la vita? Perché non ho preso danno alle meduse. Scortire mai. Ma le meduse non sono mai meduse. Sono teste volanti. Di medusa però. Non c'è il segreto. Non lo danno stasera. No. Stopwatch. Ma sono, qui, sono tutti oggetti che sono anche in ice. Perché sono tutti ripresi da sti giochi. Dai. Ma comunque è fattibile una volta preso il ritmo. Ma posso far male meduse finché non trovo una. Difficile. Devi capire il tempismo e andare. Se ti metti a colpirli, ti colpiscono perché ti sposti. Niente, oh. 3D di queste scale, no. Io ora so fare un altro pipistrello. No, piano piano lo imparo anche. Certo, dopo la 300esima volta che si fa. Ma io devo scendere la scala. Dai! Perché ora con la busta... Giustamente... Più debole... più... Non mi aiuta contro le meduse più fastidiose del mondo. E salta e piega le gambe. Visto quando salta come fa? Che lo fanno i freerunner, quindi possiamo dire che Simon Quest set down. Stava preso, bro. Ci sono a volte che sembra che non stava preso. Non serve tanto. Ma aiuta. Ma sì, ma non importa. Guarda, perché l'hai fatto una volta. Non è che sei. Ma sì, sì, ho capito. Lo vediamo. Ho capito il ritmo. Non come si dice? Com'è quello dell'imperatore? Non rompermi il ritmo. Sì, con quanta vita poi.
Del Cled ci dice: ma siete fidanzati? Se no mi fidanzo con il barbuto. Amore. No, non siamo fidanzati. Il barbuto? Non siete palesemente il barbuto. Cioè, non siamo fidanzati tra di noi, ma siamo fidanzati. Non credo che intendesse tra di noi. Non siamo fidanzati tra di noi, ma siamo Entrambi fidanzati. Esatto. Non dire entrambi fidanzati, ma sembra che siamo fidanzati. No, siamo fidanzati ognuno con la sua ragazza. Una ragazza. Esatto. Darklead 65. Ciao Darklead 65. Ti sei già iscritto al canale? Se ti iscrivi, esci col barbuto. Ma non è vero mai. Ma non dire, ragazzi. Ah, scusa. Stato chiamato in più modi diversi durante le nostre live. Sei stato Tutubo, il barbuto, Johnny Struzzo, Cannavacuolo. Ma è vero, se ti hanno chiamato quello che timbra, io timbro tutto. Se ti abboni e doni, si può vedere cosa si può arrangiare, dai. Madonna! Sì! Adesso ti fa danno! Che culo! si è glitchato tutto! Si prova la vita! Quant'è? Poca! È poca, mi sa! Ma qui ora c'è un segreto! E ti lecco i piedi, no grazie. Vai solletico poi, adesso è scemo. O scema, non si capisce bene. La vita. Davvero? L'ammazzerei quelli per vedere se ti danno la vita. Ma non la vita, quella vita la trovi. Quanto lenta quella piattaforma. E te li ciucci. No, ma non credo lento. Che sia l'alluce. Ah, solo l'alluce però. Ma mi fai sul lì? Non tutto il piede. Siamo al Belmont, sta andando a cicciare l'alluce a Dracula. No, è così si chiamerà il video. Sì. Allora. Pam 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 pam. Sono andato più avanti in delle parti. Ma ti sei fatto danno. Chi? Ah. Certo, ti potrebbe spawnare. Se intendi Baia. Eccoci giù. Senti Baia ti gatto, perché queste emote è tipo. No, boh. Se intendi Baia ti gatto. Eccoci. E poi ciuccio i miei. È peggio vero ciucciarci i piedi. Ma poi non soffri, non hai l'auto solletico. Ma che non esiste il solletico da Ma sì, se faccio così mi fa aglia. Ma che? Aglia, poi il solletico ti fa danno. Non so scrivere. Sì. Se intendi lui te lo lascio. Ti amo. Grazie. Però uno che ti ama si iscrive e si abbona al tuo canale, quindi. Ti ama, ti dona anche 124 euro precisi. Te offre 125 ti amo. DM93, oh, buonasera, ecco. DM. Buonasera, signore. DM è iscritto al nostro canale? Sì, è vero. Ma no. Come no? Qui no. DM, iscriviti subito al nostro canale Twitch. Seguici. È la prima volta. Sono fuori dalla tua finestra, non credo. Ti guardo, per sicurezza. Sta a posto. Sta a posto nel senso che c'è. Che c'è. Oh, me l'ha fatta anche a me, avevi forse ragione. Cosa ti ha fatto? Ti ha appoggiato per sbaglio in sul tavolo. Vedi, ci sta. Oh. Seriamente. Ora me l'allungo. Detto così fai contento. Ma mica mi allungo il piede, vai. Quel nunciaco, quella roba frusta. Ma è palesemente un nunciaco. Ah. Cioè, non è vero, bro. The
Demetrio, allora che si dice? DM93, raccontaci un po' qualcosa, tanto che non ci sentiamo, vediamo. Al di fuori dei soliti scambi su Facebook di mi piace, di cose del genere. Lascio l'arma. Comunque, te non lo sai, ma stasera abbiamo uno spettatore dalla Svezia. Che disse? Ah, è PewDiePie. Esatto. Ibrahimovic. Grazie mille per il follow. Ah, dicevo, chi è? Che era? Mi spaventavo. Visto che allora si sentono. Oh, yes. Yes. Hai visto? Tutto bene, a parte internet che fa un po' schifo. Bello. Purtroppo, DM, devi sapere che su Twitch, finché non siamo partner di Twitch, non possiamo decidere noi la qualità di streaming. Ovvero, la possiamo decidere, ma non possiamo dare agli spettatori la possibilità di abbassarla come su YouTube, no? Che puoi mettere, per esempio, 720, 480 in base alla velocità della tua connessione. Qui noi streamiamo in 720p e lo spettatore, per forza, deve vederla a 720p. E purtroppo è uno dei limiti di Twitch che però... Guarda! Ah, pensavo ci fosse un segreto invece. E quindi questo sì, con le connessioni italiane... Volevo scendere. Le connessioni italiane che fanno un pochino di problemi, è un po' un limite di Twitch. Dicevo, comunque, abbiamo uno spettatore della Svezia, perché Asphodel sei in Svezia. Ah, però tipo ora, quando andremo a vedere il riepilogo dello streaming, ci dirà tipo uno spettatore dall'estero. Non so nemmeno se Twitch lo dice. C'è come statistica, come ci tutto. Sarà sicuramente. Non so se stiamo facendo tutto bene. Siamo da un'ora su questo livello. Vero livello, poi. Questo è palesemente Stormy Ascent di Castlevania. Però è all'inizio invece che alla fine. Ma secondo te DM93 lo sa cos'è Twitch Prime? Non lo so. DM93 sai cos'è Twitch Prime? Sai che se hai un account Amazon Prime puoi collegarlo al tuo account Twitch e farci un abbonamento gratuito al nostro canale, puoi abbonare usando Twitch Prime. Comunque abbiamo sbagliato qualcosa. Tipo? Perché per le vite che sono 3, dopo il game over toccava per forza sempre a te. Avrebbe toccato a me. Ah, può darsi che hai giocato 2 volte. Comunque vedi, questo è lo stage 4, quindi quando sali diventa stage 5. Infatti mi sa che allora ogni volta che batti un boss riparte dallo stage 1 con un'altra locazione. Altro che Cuphead. Sì, infatti abbiamo più problemi qui che Victor e Pesco su Cuphead. Non c'è modo di regolare l'ampiezza dei salti, l'arco, la distanza del salto. È sempre quella, quindi bisogna però un po' voglio allungare, impararla vai. Per bene. Vuoi allungartelo? L'armamentario? Sì, non so. Ha sbattuto la porta, sai. Tanto non le chiappate nemmeno. Vero gringo? Gringo, gringo. Cosa ne pensate dei nuovi personaggi annunciati su Smash? Simon è proprio uno di quelli. E insieme a un altro della famiglia Belmont di un altro gioco, mi pare del terzo Castlevania, una cosa del genere. E finalmente, devo dire, soprattutto per King K. Rool, che i fan lo chiedevano da una vita, quindi questo è veramente lo Smash Ultimate, proprio come da titolo, perché
Manca solo Waluigi, veramente. Purtroppo l'hanno già annunciato come trofeo assistente, quindi ci dobbiamo mettere il cuore in pace. Però secondo me da qui al lancio tireranno fuori altre due o tre bombette di annunci di personaggi nuovi che... Devi sapere poi, DM, che io colleziono le amiibo della serie Smash. Dei personaggi annunciati in Smash 4, quindi presenti in Smash 4, le ho tutte tranne una. No, l'ho anche preordinata quella che mi manca. Ora mi aggiungono tipo 10 personaggi e mi tocca prenderle tutte perché che fo, tengo la collezione. E quindi sono altri soldi in amiibo che se ne vanno, ma per la Nintendo, bravissimo, bravissimo. Visto, parlando... Che mi sa di zona... Bravissimo, come ci sapete? Io so te che... Non so dove sono eseguite. Hai guardato le guide, mi sa. DM, te hai mai giocato a Smash? Lo prenderai questo? Anzi, ce l'hai la Switch? Sai, io non so se hai la Switch, DM. Se ce l'hai, dobbiamo aggiungerci come amici. Cavolo, poi quanto irregolari, hai visto? Sì. Sì, mi hai detto un po'... Allora, guarda se si muove, Game Over, si ricomincia. Game Over mi sa si ricomincia dall'inizio. No, la fatica fatta. Poi a non morire, arriva il boss. Guarda, questo fa giù... veloce e vai quando c'è veloce, questo non l'ho capito, questo è sempre veloce, no? Bravissimo, è scemo? Ma c'hai anche il tempo di puntare, sì, sì, stare. È Mesprit questo? Non salta, ah c'era il blocco. Che mi sa di boss, da poco. C'è un segreto scuro. No, tra l'altro può essere. Per la legge dei grandi numeri. Fa proprio il rumore del metallo sulla roccia. Sprit. No, di sicuro c'è un segreto. Ti lascio la conduzione. La Switch purtroppo no, di Smash ho giocato un po' quello per Wii e la demo per il 3DS. Meglio la demo per il 3DS e basta. Non sono mai stato un amante della saga di Smash. Io ho iniziato a giocarci da Brawl per la Wii e non ci ho mai giocato troppo. Però comunque mi piace un sacco perché... Avendolo magari ora su Switch, con tanti amici che hanno Switch, perché prima andavo al Wii U, c'avevo soltanto io. Ora anche su Switch magari lo prenderanno un po' più di gente che conosco, sarà anche più divertente da giocare insieme. Cioè, non è che non mi piace, cioè, il coso del crossover per i personaggi è bellissimo. Mi piace proprio il sistema di gioco, che c'è quell'arena che devi far cadere di sotto, sì, che c'è la vita percentuale. Però puoi mettere anche la vita con punti, qual è? Ora in questo hanno messo tutte le modalità possibili, proprio che piace a chiunque ormai sto gioco, perché puoi cambiare tutte le modalità come ti pare. Ma ci c'è mai usando? Io metto un zampione. Ma c'è Medusa, guarda. È una statua Medusa. È una statua di Medusa che ora si anima sicuro. Guarda, guarda. Che paura, che paura. Non ho nessun'arma extra. No, amore, muoio prima io sicuro. Ah, l'ho battuto. Con quanta poca vita però. Contenta la musichina quando batti un boss. Fastidio che però ti tolga tutti i cuori quando passi da un livello a un altro. Oh, questa cosa è diversa. Guarda che ci sono le statue tipo in sottofondo. Ehi, cosi! Uomini pulce, come si chiamano? Uomini pulce? Sì, mi pare si chiamino uomini pulce. Ho tirato un'acqua santa che ha dato foto. Guarda, guarda, guarda. Posso saltare? No. Ah, tutta la vita me la stanno togliendo. Uno scheletro!
lancia le ossa. Giustamente. Però finisce dopo un po', quindi lo scherzo. O non sono sue le ossa che lancia, secondo te? Ma chi? Ma come si pensavano? Come si fa ad andare laggiù? Bisogna fare un super mega ultra salto da qui. Non si può. Allora non si può proprio salire giù sopra. No, ha rispawnato lo scheletro. La fine? Ok, no, con un colpo è morto. Fai alle mie spalle, mi dai fuoco. Cos'è questo ora? Un pistello strano. È un corvo, tipo. Un condor. Quelli di Crash. No, ma è saltato. Simone Belmonte qui. Alla grande. Dai, che pattern di attacco c'ha questo, stranissimo. Ora siamo difesi, Baia. Dalle zanzare? Esattamente. Dal grillo? Dal grillo non lo so se è così efficace. Ah, sti odorino di citronella. Inebrio tutto e mi vado in modalità berserk. Non hai visto nemmeno se lì c'è un segreto. No, l'ho visto prima. Vedevi, eh. Oh, Condor. Condor che non ti fa niente. Perché è troppo alto. Eccolo! Eccolo! Sono gli sprite dei Pokémon questi. Quanti quanti? Condor! Dai! Ma quanto complicato qui. Non l'ho mai fatto io questo. Vabbè, è facile. Più difficili sono gli uomini pulcieli, come si chiama. Vesprit! T'a posto? Sì, mi sono. Beccati l'acqua santa. Esatto. A proposito di acqua santa. Dov'è l'acqua santa da bere? Nostra... Quanto veloci! La nostra santa acqua, dov'è? E se ne va. Oh, mi pizzica l'occhio. Pizzica l'occhio, a me mi pizzica la gola e non c'è l'acqua. Oh, ma questi scheletronzio. Ok. L'ultimo pixel deve saltare. No. Sport, perché sono sì. Ah, i nanerottoli. Il mio malvagio con Ash. No, speriamo che non apre l'Ash, perché sennò. Bravissimo me. Fa schifo l'acqua santa. Ma magari è fortissima di danno. No. Devi smettere. Game over. Se si può mettere a qualche parte. Mi trovi l'acqua, per favore. Perché le sparisce sempre? La nascondi. Tan 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 tan. Dopo quando muorio, bevo. Quindi ora finisco il livello, non beverò mai più. Non mi abbevererò mai più. Pensa allora ad aiutarti a bere. Guarda. Quando sali le scale, che quando arrivi alla parte di là devi continuare a andare a sinistra. Sono fastidiosi i nemici. ADM, un po' capito. Bravissimo. Anche le scale sono fastidiose. Un po', però questo livello mi piace perché è tipo
villa in decadenza con le statue tutte con l'erba arrampicata. Cioè, un'attenzione ai dettagli in questo gioco. Per un gioco per NES. E se non sbaglio, il ponte che si vede laggiù, in sfondo, è il ponte che porta a Dracula. Quindi stanno facendo anche questa cosa di farti vedere l'obiettivo che devi raggiungere. Insomma, come sprite hanno fatto un lavoro eccezionale. Konami sapeva quello che faceva al tempo. Ora no. Ora no. Solo perché non mi guarda più Yu-Gi-Oh! Dico questo. Giustamente anche. Perché per cosa? Poi no, sono palesemente rotte. Scheletro Moonwalk. Quante ho? Quante? Certo che. Si è suicidato. No! Vai! Ma non la posso ammettere così! A super stronzi. Guarda, non so come no. Tanto. Quanta vita! Come hai fatto? Non lo so, però va bene. Basta! Sarà ora il boss. Ah, però adesso ne parte da qui. Dai. Preso? Frusta. Non si era deciso tutto insieme che erano già. No, era frusta. Tutti insieme, poi chi? Non è una frusta, è la mazza chiudata. No, all'inizio è una frusta, poi diventa di metallo, ma è sempre una frusta, è tipo una catena. Ma no, più c'è una attacca. Ah, cioè tipo, sì, no, sì, però negli artwork è tipo una catena, è come se fosse tipo un mototeppista con le catene, sai? C'è un segreto. Questo non sicuramente. È il segreto davvero, Okay. Ti immagini queste canzoni? Sono palesemente quelle canzoni che rifatte a modo sono peggio belle. Infatti, in Smash, dai, in Smash saranno stupende queste rifatte. Sì, ma come si fa? Così. Così, ma se uno non c'ha lo stopwatch che deve fare? Perché te lo danno? Aspetta che se ne va! Non ho visto che stava arrivando l'altro. L'ultima vita. Dove li fatti poi? È dall'inizio. Da di sotto con gli uomini pubblici. Sì, Ah dai, non c'è punto tanto. Ragazzi. In realtà credo che questo gioco si possa finire in poche ore. Se uno sa quello che fa. Sa tipo la comunità di speedrunner quanti tutti sanno per saltare le cose, può lanciare al momento giusto le cose per colpire tutti nella stanza con i boomerang sicuramente. Che c'era qua? Usalo. Puoi colpire il loro proiettile. Che cose cambiano? Sono 10 stage prima del boss. Sempre. Dax? No. Guarda il castello all'orizzonte. Non ci credo che lì la dana non è che è giuale.
È un po' troppo alto l'audio di gioco. Ditecelo, nel caso la passiamo, perché noi non ci rendiamo conto. Lo sentiamo, ma non sentiamo la nostra voce. Quindi non so in proporzione se sono equilibrati. Se è troppo alto l'audio di gioco, lo abbassiamo senza problemi. Fatecelo sapere in chat. Spammino, guarda. Invisibile. Sarà invisibile o immortale? O tipo immortale finché lo tocco? Guarda, che bello il castello dietro. Quello è palesemente una mummia che dorme in piedi. Attaccalo. La vita. Prendilo. Anti-hit però. Ma mi sa che è una cosa che si anima quando non la fa. Quando... Ah, sono colpi del boss. Sì. Coltellini. Lanciano le bende. Sono loro i boss, mi sa. Pensavo fossero tipo... Guarda, sta ghiacciando una roba di là. Non so come hai fatto, però... Come te prima. Sì, proprio al pelo. Stavi cercando il pelo nella mummia, proprio. Quindi per ora Dracula come sottoposti ci aveva un pipistrello che ci sta. Medusa è che la mummia. Non ci sta niente, Medusa. Una mummia e basta, tre boss. Sono i pipistrelli, ci sta. Oh! Ma scusa, se ci si trovava al castello dove siamo ancora, perché infatti la mummia si va... Perché siamo caduti. Anche te. Siamo allo stage 10 ora, quindi erano sommati. Ogni volta sta cosa. Vabbè, non lo fai mai all'inizio della live, ma... Eccoli i nostri amici uomini pesce. E sono anche agli infi che fanno E bebaia. Bam 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 bam. Questa è proprio la musica da sei nei guai. Hai fatto danno. La musica di ogni livello sottoterra, come Mario. Okay. Gente c'è morta qui sotto poi. Via! Cosa senti la presenza? Quello lì l'ho preso apposta per farmi subito salire le scale. Meno male perché sono santa. Scemo, cavi! Che fai? Non puoi camminare sugli scheletri, da quando? Dai! Scusa, il proverbio non era arrampicarsi sugli scheletri. Sugli schermi. Come io. Ah, ricordiamo una cosa importantissima. Da oggi siamo stati dal canale di Rotolouse. Andrea Rotolo. E noi ostiamo Rotolouse. Esatto, quindi... il doppiatore di Orion. Quindi perché quando non siamo in live noi ed è in live lui e viceversa, sul nostro canale comparirà la sua live, mentre sul suo comparirà la nostra. Quindi attualmente siamo anche in live su Rotolouse. È comparso all'inizio l'avviso? Forse non l'abbiamo attivato l'avviso di oggi. Alla fine. Lo so. Perché te prima non ti ha colpito, l'hai ucciso e io non ho potuto? Io sono bravissimo. Mi sembra. Non serve a niente. Serve a complicarsi di più. Serve quando ce ne tanti intorno, magari. La webcam. Ok. Un po' meglio. Qua
scale e faccio sempre gli step. Aspetta. No? Aspetta, aspetta. Guarda. Guarda. Mi sono scomparso, guarda là. Questo che è questo. Allora, Non c'è più. Allora, questo è il Selmon. Sì, è fatto un misto tra Simon e Belmont. È il nickname che usa online, questo Selmon. Su Travian lo trovate Selmon. Ah, come devo andare avanti? Basta di... Sì! Si vedeva che... Chi se l'aspettasse? Ma sì, chi se l'aspettasse? Che è di Psyo comunque. È un po' il mio sentimento in questo momento qui. Il mio sentimento. Sensazione. Non salta in avanti, se io salto indietro, salta indietro, scusa. Niente, dai, muoio nel primo stage così. Passion. Primo di questo. Voglio allungarmi. Allungamento precoce. Di dimensioni. Niente, devi aspettare il traghetto. No! L'avevo picchiato! Non me l'ho capito. Yeah. Un frontale con un pipistrello, c'è sta. Dai. È caduta la frusta. È caduta la speranza. No, speranza è l'ultima a cadere. Ad accadere. Non era la frusta l'ultima a cadere. Tempi di reazione di un ippopotamo. Scemo, ippopotamo di più veloci. Sì, veloci quando caricano, ma tempo di reazione, non credo. Allora, io mi abbasso. Faccio guida. Faccio guida. Gamba si è glitchato per un attimo nel muro. Ah no! Possono camminare nel muro. No! Come dei veri uomini pesci. Come dei veri gringhi, ma c'ero sopra! Ma so, dei pensamenti. Ma non servono, non è il problema dei nemici, è il problema del platform. Solo problema del platform. Lo devo fare. Poi non si può saltare in concomitanza con... Che si può. Ah, cross del pipistrello. Pappagallo, devo dire. Mi prude. Quello che potevo allungare. La vita, intendo. Mi prude la vita. Nel senso il fianco. Fatta apposta, certo. Allunga la tua frusta in sole 4 settimane in questa pillola. Scopri di più, clicca qui. Di più. Donne single nella tua area. Che era quelle bolle? Aspetta, sì. Aspettano che tu ti allunghi la frusta. Non lo voglio sapere io. Brolle. Sono le... Sei impelagato. Vabbè. Tanto va la gatta al pelo. E ci lascia Simon Quest. Si chiama Simon Quest. Ah, Simon Quest è perché è un altro che si chiama Simon. Di è figlio Quest. Perché il cognome è Simon. Quindi quando si dice le stronzate poi non ci riesce. È utile.
no, è la musica dello squalo. Poi quando ho detto Psycho volevo dire Profondo Rosso. Ma vabbè. Vabbè, dai. Che brutta morte. Quale delle 2000 che hai appena visto? Forse parlo proprio del mio... Della sua morte. Del mio cadere nel vuoto. Simon dice muori. È vero, sì. Povero Simon. Pesce controllato da noi proprio. Sono in pelago, adesso non mi arci in pelago. Questi qui che fanno le magie. No! Ok, cool! Ma ha salvato la stalag marmite. Tanto difficile qua. Devi farlo come se fosse un'avventura, vai. È la Simon's Adventure questo. Qui c'è un segreto. Deve essere qui, dai. Allora qui. Salta! Ho trovato una colonna rotta, ragazzi! Ah, è tipo un totem indiano spezzato. Era una colonna rotta. Quello è davvero il condor, eh! No, ma che è il primo sprite di Articuno, ah, sì. Sono tutti Pokémon in questo gioco. Eh sì. Che Gollum, cosa sono? Tenete delle scimmie. Spero che tu riparta... No, i Game Over. Sì, Sono quelli, è, poi... È il boss. Qual è il loro... Ma che non credo. Bravissimo, questo è parkour proprio, eh. Anche questo è il parkour. Vedete come si speedranno? Si speedranno, sicuramente ci sono, lo fanno nelle speedrun di prendere danno. C'hai vite. Soprattutto in quelle di Mario, che è tipo per passare dalle parti che c'hai frame di invisibilità quando prendi danno. Ma in realtà in tanti ci sono. Sto sempre qui. Perché stai andando incontro? Perché voglio diventare invisibile. E mi è molto utile qui, no? Poi invisibilità per 2 secondi, sì. Precise. Non ha saltato stavolta quello, guarda, ha saltato dopo. Oh yeah! Attacca al Tot. Attacca al Fred. Stavolta non è mai caduto, guarda, non sono mai caduti laggiù. Beh, raga. Mats. Penso io. Cioè, prendersi nemmeno un secondo per fare manzo in questo gioco che si muove. Mi pare il caso. Io devo prendere sempre. Solo 2 secondi di invisibilità utile. Sì, infatti. Poi è invisibilità o invulnerabilità? Ancora non l'abbiamo capito perché. Cosa serve non farsi vedere? Non ti tirano le cose. Il coraggio di testarlo. Marcello Belmont questo. Marcello Belmont. Che bello che l'altra volta ci ha cominciato a dare Ivan. Questa volta abbiamo Demetrio. Sì, sì. Ci mancavate, ragazzi. Beh, meglio va bene. Così. Così no, però. Ciao, però va bene. No! Ah, mi siete passati! Cavolo. Ancora non sono arrivato lì dove bisogna passare. Cioè sono arrivato una volta subito. Questo lo piglio sempre. E ora ti è. E questo è come Stormy Ascent. Devi avere pazienza. Non è difficile. Come ogni gioco. Oh, sono riuscito a fare il salto a morire. E idem, pure voi mi sono mancati. Coricino. Coricino deve essere. E non vedo nulla. Però Demetrio noi abbiamo fatto vedere questo. È vero. Metri, guarda cosa abbiamo fatto con la stampante 3D. È il logo di quarta parete stampato in 3D. Ma fa proprio più danno.
stanno, sono morto. Sì, ma mi hanno preso la mano perché... No. L'ho messo in pausa. Vabbè, a me non mi frega niente, io... Poi l'acqua è blu, ma le bolle quando cadi sono viola. Perché non sono bolle, vai. Cosa sono? Non lo posso vedere. Mille bolle blu. Mille bolle viola. Delle mille bolle... Bolle... Quante bolle? Belle. Roberto bolle viola. Parkour? Ma è un barato il parkour. Ma quel pipistrello però è messo apposta che spawni quando arriva la piattaforma proprio. Sì, però io non so se andato proprio ti dici manz, muori. Due volte l'ho detto. Due volte siamo morti. Capito, no, 7000 volte. La percentualità di successo del 100%. Guarda bene, va. Mi stai chiedendo un po' troppo. Un po' troppo. Este... Che paura, vedo una luce di alla. Oh, ma mi fate saltare in pace. Sporano. Dicevo, ho visto una luce lì alla porta. Sembrava qualcosa che ci guardava. Tipo, gli scheletri che prendono il sole. Ah, prendono il sole loro nelle catacombe qui, quindi. Sembra illogico il fatto che lo fanno nelle catacombe, non il fatto che prendono il sole delle persone che non hanno la pelle. Sembra illogico che siamo ancora a questo livello. Guarda! Dammi qua! Lo faccio tutto perdere. Vai, senza danno? Mm. Oppure se muoio, muoio senza danno. Comunque. Tipo muore cadendo. Però te lo faccio senza danno. Il senso quello, il tempo ci ha dato problemi una volta sola. Nel senso soltanto una volta ha piovuto. Sì. No, soltanto no, una volta no. Siamo arrivati al pelo che mancava un secondo. Mi fanno saltare in pace questi. Nemmeno lui. Quanto. Oh! Bam. Ah, occhio che spawna. Ma perché te no? Sei tipo... Sei tipo rimbalzeito. Come direbbe il nostro amico. Non si può dire il nome. Si può dire il nome. Ha chiesto di dire il nome. Come la chiamava signora. Non lo conosco minimamente. Non lo conosco quello, non lo conosco. Che Dark Leader per esempio di noi e di quelle cose. Sì, che è venuto da solo, che gli è arrivata la notifica che eravamo live. Wow. Oh dai, invece si è andata a fermo a me. Questa fatica arriva il pensiero di tutto. Presente Batman, è diventato Batman per capo dei pipistrelli. Batman è Simon. Ah. Dopo questa avventura... Non ha paura, comunque. Ma... Senti lo squalo, senti. Un po' velocizzato, forse. Perché mai? Che ho avuto un ripensamento. Obiezione! Onore, ho avuto un ripensamento, ho avuto un mancamento e ci ho ripensato. Cioè, tutti i pattern diversi, come mai? Questo pattern non lo... Ti prude la barba, vai, come la fare? Te la devi tagliare, probabilmente. Sì, ma poi non mi chiamano più Cavarnavacciuolo. Allora, te, quel pipistrello lì non ti è mai spawnato saltando? Sì, ma perché dipende quando ci vai.
te ci vai subito, io. E te che tutto. Fai? Perché anche io rompo tutto. No, no. Rompo le scatole. E te salti qua, io invece salto ora. Che culo. Che culo, è apposta perché devo tornare indietro. Lo bevo. Qui sempre col parkour si fa. Lascia! Che non serve niente in questo livello, però magari contro il boss. Quanto è costata? 4. Qui c'è Cristello, mi fa cadere, qui c'è il signorino. Questo non lo voglio. Qui si vola. Si vola, papete nell'acqua. Bam 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 bam. Quanto è bello Castlevania. Bello bello, dai. Sì, sì. Pensavo molto peggio. Quanto è facile. Pensavo fosse proprio uno di quelli che i comandi sono talmente anni 80, incredibile, terribilissimo. Invece è anche fattibile. Uccidilo. Mette pausa. Beh, mi sta, mette pausa. No, se non muore. C'è un piccolo. No, aspetta, gioca, gioca. Cosa? C'è un piccolo sopra allineamento qui della shaft, ecco. Sistemato. Sistemato. Come lo direbbe Super Mario? Come lo direbbe non mi ricordo. Indiana Jones. Mi sa che siamo stati raidati, Victor. Da chi è? Da Kenobit, da Kenobisboch. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, a tutti. Ma stai morendo. Sì, lo so. Considera. Quindi, allora, considera te, io gioco. Ex Terles sempre. Ex? Terles. Ciao, ex Terles. Dell'altra volta di lunedì, ok. Raid, buonasera belli. Buonasera, buonasera ci ragazzi. Accoglie. Il bot, vai, non l'hai fatto. Il bot no, se spammate l'emoticon vi cazia, ragazzi. Quindi mi raccomando, so che durante i raid si spara. Ciao Alex Porcheddu. Porcheddu? Esatto. Ciao a tutti, grazie mille a Fabio, penso ci fosse proprio stasera sul canale di Kero Bisboch a giocare per i 40 anni di Space Invaders, se non sbaglio. Dove vado? Grazie mille per il raid. Space Invader. Ciao mondo, raid da Kero Bisboch. Ciao, ecco, c'è scritto da Kenobi. Ciao Fabio, grazie mille. Grazie del ride. Del ride. Stasera siamo nel vostro ambito, vi rubiamo il pubblico per l'ultima mezz'ora. E noi siamo novizi anche del retro gaming. Quindi... E infatti Castlevania ci sta dando non poche difficoltà. Non poche difficoltà, esatto. Grazie mille a Strippato per il follow. E a Alessio Filippelli. Leggo tutti. Strippato, Alessio Filippelli, Nicola Chiappe e Adria Lui. Nicola Chiappe premio per il miglior nome su Twitch, credo. Magari è quello vero e te ci fai battute. Se fosse anche quello vero, allora c'è altri. Premio per il miglior nome vero. Grazie anche a Chetiello TV e Francesca Zumbagni. Zambagni. E niente. Sì, comunque appunto come dicevamo prima, noi siamo io del 94 e il buon Victor qui del 93. Quindi questo gioco, quando siamo nati noi, era già bello che vecchio. Come la console sul quale è uscito. Quindi la nostra esperienza di retro game, diciamo, è quasi un'esperienza di novità. Molto più per chi magari ha... l'età appunto di prendendo uno di candela di Fabio di stai dando del vecchio che giocano... a Fabio no assolutamente è un giovane dentro molto più di noi perché noi siamo veramente vecchi, però su questo argomento forse è sicuramente più ferrato. Che gioco è questo, raga? E ha risposto che è Nobit comunque. Vedi l'esperienza, si fa sentire. Victor, ma l'acqua terra e DM. Castlevania. Lui con la maglietta di Kenobit. Abbiamo lui la maglietta di Kenobit. Io la maglietta di Space Invader per manco i 40 farla anni. Apposta poi. E noi per i 40 anni di Space Invader cosa facciamo? Giochiamo a Castlevania. Infatti, molto logicamente. Vabbè, il nostro ragionamento è stato annunciato per Smash Ultimate Simon Belmont. Quindi quale miglior modo di omaggiare
entrambe le saghe giocando al primo Castlevania. Ma grande che sfoggi la maglietta di Kenobi, si dice Kenobit. Quindi ora siete anziani. Ora. Siamo. Ora tutto organizzato, dei poteri forti. Ma vi eravate messi d'accordo per la magliette? Allora, per quella di Kenobit. Speravamo che arrivasse in tempo, è arrivata in tempo. Sì. Quella mentre per gli Space Invader è stato un caso, perché io me la sono messa così, casualmente. Leggo la live appunto di Kenobit, 40 anni di Space Invader. Io, ah, ottimo. Perfetto, stasera abbiamo le magliette a modo per l'evenienza. Gomblotto. Fico. DM, ce l'ho pure io la maglia di Space Invader, Vic, grandissima. Allora, ti manca la maglia di Kenobit. Francesca Zubanni, potreste giocare a Haunted Castle per arcade. Un gioco di bruttezza rara. Un Castelvazzi. Cosa? Che è un misto fra Castlevania e Tafazzi o Rovazzi. Grazie Kenobit Boch per la serata, noi ci siamo proprio divertiti. Poi la riguardiamo la live, perché sono curioso. Certo, certo. Io mi sto guardando quella con Lorenzo Cercotti sull'Amiga 500, che hanno fatto su Deluxe Paint, che cioè, è eccezionale. Il software è eccezionale, come questa mia morte. Vai. Grazie ancora Fabio per la compagnia stasera. Dai commenti di Fabio sembra proprio che siano divertiti un botto. Sì, sì. Ma dai, ma noi stiamo giocando. Riesce, allora, facciamo uno stage. Sì, un possiamo dire, tipo, potremmo salvarci il culo dicendo stiamo giocando male per l'emozione degli spettatori. No, 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 in realtà stiamo giocando male da tutta la sera. Però è siamo arrivati qui. Perché non ci siamo abituati, ragazzi. Castelvazzi, Castelvania di sti cazzi, espressione coniata dal buon Andrea Babic. Babic insegna allora. Io una cosa amo, il controller, è quello meno... come si dice? Con meno tasti, meno... No, il... sembrerebbe dalla forma quello meno comodo, che è vero, sì, un sì. Rettangolo. Però mi ci trovo benissimo. Sì, no, il magico invece. Controller del NES è spaventoso alla vista quanto accogliente alla mano. Ah, qui ci si era già arrivati, siamo morti, non siamo più riusciti a ritornarci praticamente. Chi la dura la vince, dice il detto. Infatti la duriamo e la questi vinciamo. Questi goblin qua, queste scimmie, cosa sono? Gollum? Uomini uomini pulce. Guarda quanti danni! No, non è in real hardware, è con un Nintendo Classic Mini. Nintendo Classic Mini per questioni di... Faccio fare me. No, sono un remover per uno. Tanto okay. Così... per questioni di comodità più che altro. Sono proprio felice che si riesca a fare una serata con dei numeri forti tutta intorno a un gioco solo e non un gioco esattamente dinamico. Sì, sì, no, infatti, anche noi portiamo sempre comunque un gioco a serata, solo che ne portiamo veramente tanti. Infatti, se guardate nei nostri eventi, vedete che sia nei nostri VOD io non riesco a colpirne mezzo. Vedrete che appunto portiamo tantissimi titoli recenti, meno recenti. Di serie retro abbiamo iniziato questa stasera e il primo Zelda. Che continueremo mercoledì prossimo. Continueremo mercoledì prossimo. Infatti probabilmente il mercoledì diventerà la serata retro gaming di Quarta Parete. Ma come... quindi sì, sarà un appuntamento fisso perché ci divertiamo un sacco. Io scappo qui. Io Andrea stacchiamo, buonanotte e buon stream da qui, amici Quarta Parete. Grazie mille Fabio ancora, buonanotte e alla prossima live. Allora, ci vediamo. Vai, ora tocca a te. Basta mettere Bibic davanti alla camera. Babic, scusa. Anche un caronato. Ce l'abbiamo solo noi. Cartonato. Sì. Cioè, quindi basta magliette di Kenobit Boch, bisogna fare cartonati da mettere qui dietro. Tenerceli con noi. Grazie a Appius90 per il follow. Anche a Frasavenix per il follow. Questa è la volta buona, me la sento. Il nostro amico Armor mi direbbe dove me la sento, ma non lo voglio ripetere per non spaventare. Grazie a Mimix Team e a Dinamosauro, che questo è il mio nome preferito di stasera. Dinamosauro. Dinamosauro. Sì, sì.
Ma no, non fatela il mercoledì, non riuscirei mai a guardarvi. Fatela magari quando Cannabis sboccia uno stream. È vero, potremmo, eh. Ora vediamo. Anche perché sono molto variabili. Ci rubiamo gli comunque. Sì. Però almeno non ci ruberemmo gli spettatori a vicenda. Ora, il calendario di Cannabis sboccia mi sembra comunque molto fitto. Ora, non so se quasi ogni, non se ogni fare sera. In concomitanza con Cannabis. Però noi a quanto pare facciamo un orario diverso, nel senso mezz'ora. Eh sì, però ci sarebbero soltanto per noi le nostre ultime mezz'ora. Lo so. Non vi conosco, ma vado a fiducia per la maglietta. Grazie Dinamosauro. Speriamo di. Parlavo della mia maglietta. Speriamo di ricompensare sì, la fiducia. Ah, ma. Perché c'ho perché due che basta? Se no, capito che sfango come vuoi per uno. Ah, un game per Tieni, allora te la becchi te. Invisibilità. Comunque, in realtà streamano la sera solo lunedì, martedì e mercoledì. Ah, ok. Ah, davvero? Forse allora la settimana scorsa era speciale perché c'era Lorenzo Ceccotti ospite, quindi magari hanno fatto anche il giovedì. Allora potremmo fare tipo il ora giovedì, vediamo, insomma, vediamo. Ci arrangiamo un pochino con i nostri Gabratta orari. Ci sta ostando con non so quanti spettatori. Grazie Gabratta. Ciao Gabratta, grazie mille. E Vital Giovanni ora ci segue. Grazie Vital Giovanni. Gabratta che c'era anche lunedì, me lo ricordo. Sì, sì, Gabratta che ci followiamo su Twitter. Quindi sì, il giro di persone più o meno è quello. Voglio prendermela proprio con calma stavolta. Troppa calma. La maglietta di Space Invader è figa. L'ho trovata casualmente in un negozio a Napoli quando sono andato in gita scolastica. Ma sei andato in gita scolastica a Napoli? Napoli e dintorni come Caserta. E vedi Napoli e poi muori, quindi per te non è. Non è stato vero. Fai, gioca, gioca. Grazie, arrivate. Grazie a Mirkos. Mirkoros e a Squall 386, avevo letto giusto la prima volta. Ce la possiamo fare. Abbiamo battuto no, per se ora. Così non c'è. Per ora, tre boss stasera, che sono stati il pipistrello, la statua di Medusa e le due mummie. Non so se è una buona cosa per chi non ha mai giocato a questo gioco, o se è proprio ridicolo dirlo. Ora, perché. Castlevania può risultare frustrante le prime volte, ma è bellissimo. Sì, no, infatti, come cioè, gioco è molto bello. Allora, abbiamo apprezzato tantissimo l'attenzione ai dettagli, sia di sprite che di effetti sonori. Per esempio, nel livello in cui eravamo prima, nello stage in cui eravamo prima, si vedeva nello sfondo il castello finale di Dracula. Come un obiettivo da raggiungere proprio. L'attenzione ai dettagli che immagino in pixel art fosse anche difficile da. Da far trasparire, quindi sì, Konami ha fatto proprio un bel lavoro. Io mi abbasso per sicurezza, poi. Qui ti sei abbassato e hai saltato per sicurezza. Perché non si può essere mai troppo sicuri, no? Meglio prevenire che curare. Stai spammando proverbi in maniera random. Tutti quelli che so. Che fa? Faccio metto un po' di pressione. Anche le stalactiti hanno messo pressione. Sono stalactiti o stalagmiti? Ce lo chiedevamo prima. Davvero? Io me lo chiedevo poi. Ma non mi ha detto niente. Sì, te l'ho detto, ma te l'ho non consideravo proprio. Ero più preso. Non ricordo mai se stalactiti sono quelle dal soffitto, stalagmiti dal pavimento o il contrario. Io scopro ora che c'è una differenziazione tra le due cose, quindi. La vedi, Baia? La vedo bene per ora, eh. È andata di lusso, però vabbè.
stalagmiti dal basso, stalattiti dall'alto. Bene, me lo stampo qui e me lo soggettimenti a. Me lo ricorderò per sempre. Si può ricordare con questo trucchetto? Stalattiti senza la G perché tetto non ha la G. Non ha la G, ha la T. No, ma è per montato sopra. Sette bombe. È più facile da ricordare in inglese perché stalagmite, penso, stalagmite from the ground, stalactite from the ceiling addirittura. Questo sicuramente in inglese è studiato apposta, perché metterci una C così è solo per poterselo ricordare, non vedo altro motivo. Comunque grazie Enui Yune per questa piccola trivia sulle stalagmiti e stalattiti. Secondo me si sono anche stufati un po' di vedere sempre questa parte, ma anche noi in realtà, Bisogna imparare tutto a memoria. Ci vuole pazienza. Qui è questo, è tutto basato su quel pipistrello lì. Quanto tardi spawna? Ok. Qui con un po' di parkour ce l'hai fatta. Non ci sei mai arrivato fin qua? No, io no. Ah, sì, invece. Sì? Ah sì, è vero, sei arrivato in cima. Serve la vita, assolutamente, se no gli gnomi io ci muoio. E niente, non c'è nemmeno gli gnomi. Non sono informazioni inutili, dai, Enui. Sono utili a un ristretto campo di persone, forse più per i geologi, però comunque sono utili. Mi frega sempre, mi è perso. Comunque si potrebbe fare anche qualcosa di retro gaming sulla console vera, perché avercele le abbiamo. Non abbiamo un po' meno i giochi, perché io ho sia, mamma mia, ho sia NES che SNES che Nintendo 64. Mi manca il GameCube. E poi da Wii in avanti ho tutto. Magari siamo ristretti a console appunto un po' più blasonate come Nintendo e Sony. Non abbiamo niente di particolare, nemmeno in campo Sega. Ma no, forse ho un Sega Master System. Però non abbiamo tantissimi giochi in realtà. Potremmo procurarci qualcosa e giocarli via hardware. Perché dovrei avere anche un dispositivo di acquisizione compatibile. Dovremmo smanettarci un po', magari quando saremo nello studio nuovo. Eh sì. Perché per ora siamo in camera di Victor. Siamo proprio in una camera da letto, proprio detto in termini poveri. Ma... Stiamo preparando lo studio che probabilmente arriverà a settembre. Sia per gli stream, sia per altri progetti legati sempre alla quarta parete. Giocando malissimo, veramente. Ti potrebbe salvare la vita se sei in una grotta o qualcuno che grida aggrappi alla stalagmite. Sì, oppure occhio a quella stalagmite. Sai subito se guardare in basso in alto. Mamma mia, hai fatto una previsione a quel pipistrello che se la ricorda per sempre. Hai detto che domani piove. Anche questo se la ricorda per sempre. Dammi qua. Allora, in quest'ultimo quarto d'ora riusciremo a finire questo livello. Guarda per te. Lo dico, Guarda per me, che te non lo vuoi finire, scusa. Riusciremo, Faremo una cosa... Facciamo una cosa alla Dragon Ball. Alzate le mani da casa, davanti al computer, al tablet, al telefono, quello dove state guardando. Questa è la cringe. E infondeteci la forza. I teschi ancora ti fregano un po', A me mancano i cavalieri che stavano impassibili, i colpi morivano. Questi qui che si muovono tutti, guarda lì. Qui mi cade il pesce, no? Cioè di no, stavolta. Mi cade il pesce può essere interpretato in modi, diciamo... Sfera Genkidama, esatto.
avanti. Cos'era? No, cos'era, vai, cos'era? Quello era un arco. Cosa un arco? Era un arco. Era una frusta. No, non era mai una... ma ci sono sopra, ma perché? Era un arco. Ma che arco? Te lo giuro, era un arco. Io alzo un piede per voi. Possiamo provare, se no, il Babic benevolo. Cos'è? Cos'è il Babic benevolo? È una cosa di Kenobisboch, probabilmente. È un loro rituale per superare i livelli ostici. Ostici vuol dire che sono fatti a ostie. Ah, è questo emote. Eh sì, è questo emote, il Babic... Sì, c'è il Nightbot che veramente sta rimproverando tutti. Dobbiamo disabilitare. Perché ah, ragazzi, si disabiliterà. Sì, sì, lo spam di emote ci piace, quindi non lo dobbiamo. Quindi. Ma non si era già provato? L'avevamo cambiato qualche impostazione ieri sera, ma. Forse non abbiamo tolto. Non l'abbiamo salvato con l'impostazione. No, non abbiamo tolto quella delle emote, abbiamo tolto quella delle parolacce, forse. Quindi si possono dire le parolacce, ma non si possono mettere le emote. Ma è vero. Come no, si era tolto. Cioè non rimproverava più per le parolacce. Ah sì, però quelle che offendevano religione. Sì, quelle sì. No. Per caso. Oh, c'ho un tot di vita, ora devo scappare. Ah, provo a ucciderli, le bestiacce. Vedi un po' come. Perché ci sono. Appena li calano, sono acidi. Guarda. Sì, sì. Ci sono gli Articuno che te li droppano in testa proprio. Zitto. No, va dietro, no. Siete in qualche modo parenti? No, assolutamente. Siamo amici da... non vorrei dire castronerie, ma... 2012, credo. Sì, 2012. Ma sto... Stai andando avanti come... Eccolo, cos'è? Il boss. Cos'è? L'acqua santa, tiragli l'acqua santa. In testa, magari. Sto per morire. No, fa un sacco di danno. No. Acci pippola, cazzo bubbolo. Queste non le impedisce, no. Però se uno spamma Gennaro Mosconi si maia, ti fanno danno ogni volta. Vi somigliate. Forse è la prima volta che ce lo dico. Allora, forse è la barba. Venerdì. No, mercoledì ci hanno raidato da un altro canale e mi hanno dato del tuo tubo. Non so se lo conoscete. Lo youtuber YouTube fa cagare, per intenderci. E non è vero nulla. No, non è vero non nulla. Però che ci somigliamo non ce l'ha mai detto nessuno. No, io ho qualche problema con le piattaforme. Ma che io! Chi è quel mona che sbatte le fruste? Gli M93. Ah, no, siamo il Belmont. Esatto. Era andato vicino io prima, eh. Infatti, arrivati lì è fattibile. Ora il boss ho visto, non so se hai visto quanti danni ti faceva. Guarda cosa mi ha droppato, l'ascia fortissima. Se riesco a portarmela fino alla fine è ottimo. Non devo prendere l'acqua santa. Magari anche l'acqua santa è molto forte, però l'ascia almeno lo sappiamo. Ho fatto una cosa che prima non sei riuscito a fare. Cioè? Saltare sulla piattaforma da fermo per evitare il pipistrello. Una volta ce l'ho fatta, ma ho saltato troppo. Io invece l'ho saltato giusto. No! Lo sapevo anche che era lì, lo sapevo. Vabbè, proveremo con l'acqua santa. L'acqua sacra, come abbiamo detto prima. 10 minuti di tempo scorre, tic-tac. Sbirrobot. Bad Spongy, c'era... Bad Spongy l'ho già sentito, quando c'era? Bad Spongy si è scritto poco fa, ci ha commentato poco fa. Ma che? Bad Spongy sì, c'era lunedì, tipo. Ah, può darsi. Dovevo... Che culo! ti sei salvato il danno. Questo è proprio power boosting, damage boosting. Come parli? Giusto. Ce la faccio anch'io. Non devi saltare in avanti. In effetti sei un po' un incrocio tra tubo e Yotobi. Addirittura Yotobi. Ogni volta ne salta uno nuovo. Di Yotobi c'è un po' l'egizianità. Ha glitchato tutto. Il flavor di arabo, per quello glielo dicono spesso.
Anzi, proprio direttamente kebabaro, proprio, senza tanto flavor di arabità. Ma niente. Tocca ancora a te. Ma con la frusta nell'acqua. Carino. Maledetto. Io ricordo che la Holy Water fosse The Way, almeno in Symphony of the Night. Probabilmente anche qui sarà un po' qui. Solo che c'ha quell'arco proprio ristretto che te la devi tirare un po' sui piedi. E probabilmente consuma anche parecchi cuori per essere castata. A me non mi hanno dato. Di dove siete? Se non si fosse sentito dall'accento, siamo toscani, di vicino Firenze praticamente. Ma io, ma dov'è l'ascia, scusa? No, non c'è sempre. Dai. È un drop casuale. E quindi sarà questo il livello finale di questa live stasera? Mi dolore tantissimo se è questo. Cioè, dopo esserci arrivati al boss, infatti. Da quando sono loro, abbiamo visto, cioè, non siamo riusciti a superare un livello. No, come, come prima impressione, ragazzi. Con che coraggio ci seguono questi. Siamo praticamente noi tra la provincia di Pisa e Firenze. Sì, siamo nel e mezzo. Quindi abbiamo C aspirate come fiorentini, ma non troppo marcate come proprio Firenze centro. E poi abbiamo qualche boia de sì, qualcosa sì, sì. di Pisa Livorno. Quindi come accento noi ce l'abbiamo abbastanza. Ci abbiamo il peggiore forse sì, sì. Non siamo né da Coca-Cola con la cannuccia corta corta, né da livornese de boia bimbi gao, cioè siamo quel mistone in mezzo. Infatti il fucecchiese, che è di dove siamo noi, dai, dice gao, un po' alla pisana. Gaoga. Gaoga. Io ho chiesto proprio per avere la conferma. dove è vicino Firenze? Fucecchio, una chimera. Una chimera. Noi siamo una chimera tra un fiorentino. Sì. Ah. Perché vi amiamo, ecco perché vi seguiamo. Grazie di essere. Demetrio dal 2013 ormai. Demetrio ci ha seguito in ogni nostra avventura, dal primo canale YouTube ormai fallito, alla radio online. Ecco, che non è fallita. Per ecco. chi non conosce. Quarta Parete ha una storia che risale proprio a anni e anni. Quarta Parete nasce proprio come Quarta Parete, perché prima si era specie cercava di fare altro così, ma come Quarta Parete nasciamo come web radio a tema videogiochi, fumetti, film, qualsiasi cosa del campo, diciamo, nerd, dai, della cultura pop, via. E dove avevamo... si cercava sempre di avere un argomento o un ospite, dove lo intervistavamo, parlavamo di questo argomento, che poteva essere qualsiasi argomento tematico. Importante dire che già in web radio eravamo in diretta, perché noi puntavamo tanto sul fatto dell'interazione col pubblico, no? Esatto. Perché ci piace un sacco, viene da questo. Ci piace un sacco il confronto e il dialogo col pubblico, un po' come stasera con voi che siete venuti qua a commentarci. Quindi sì, già lì cercavamo l'interazione con il fan, solo che tramite web radio era un po' complicato, poiché il pubblico giovane al quale ci rivolgiamo, diciamolo proprio palesemente, gli pesava il culo. Qui vai sotto, proprio vicinissimo a loro, e attaccali subito, sennò cominciano a saltare, niente, ha perso il tempo. Perso il ritmo. Quindi sì, la web radio non era proprio il massimo, perché... Ferma il tempo! E ora con quanta poca vita arrivo al boss. Ferma il tempo, vai. E via. E ora non lo posso fermare col boss, però. Quindi sì, dopo 4-5 anni di web radio, aver cambiato anche varie web radio, 3 per la precisione, ci siamo spostati su Twitch, perché ci sembra appunto il modo migliore per concretizzare questa nostra voglia di interazione e quello che facciamo, perché... Ora con l'estate abbiamo iniziato. Bravissimo. Abbiamo iniziato con i gameplay proprio puri alla Twitch. Ma non mancheranno da settembre-ottobre i nostri contenuti, quelli più cicciosi, quelli di vero e proprio live show, talk show alla come facevamo in web radio, però con un feed video diretto. Quindi vi consigliamo appunto di tenervi stretti
per settembre-ottobre che arriveremo con le bombette, proprio gli ospiti, gli argomenti. Anzi, ve lo dico già da ora, vogliamo chiamare Kenobit come ospite. Sarebbe piacerebbe tantissimo a noi, sì, avere... Non diteglielo, sorpresina. Bravo, noi, sì, sì. Oppure glielo dicano invece. Fabio e anche Andrea, ovviamente, se possibile. Ormai sono almeno 6 anni che ci conosciamo, troppo tempo, davvero, DM, no? Sei uno dei primi insieme a Ivan che ci ha dato fiducia, sì sì. Cioè, in realtà, quando c'è stato... Ah, ma ci sono ancora o Fabio o Andrea o tutti e due, perché hanno appena commentato molto volentieri. Cosa? Sì, sì, sì. Ci hanno fatto la buonanotte a Fregarella, allora, ci hanno messo alla prova. Ci hanno spiato. Per vedere se dicevamo qualcosa di brutto su di loro, tipo, dai, ma voi dovete preferire... Davvero seguite loro invece di noi. Dovete preferire noi a loro il mercoledì sera. Con Blood ci hanno ingannato. Sempre con poca vita arriviamo. Allora, ah no, è l'acqua santa. Che schifo. Però al boss se riesce a lanciargliela in testa... Qualcuno... Me la dà la vita. Aia! Quanti? No, scappa. Scappa. Niente, Comunque sono arrivato alla prima, guarda. C'è ancora la vita 1 e la vita 0. Sono ripassato al PC per comprare questo. Cos'è? E ci ha linkato qualcosa, quindi ne clicchiamo. Spoiler? È un virus, ora c'è... È un vinile, a quanto pare, gli Space Harrier. Bellissimo, tra l'altro, verde e rosa. La copertina mi intrippa tantissimo. C'è un elefante con un occhio solo, un elefante ciclope. Fantastica la cover lenticolare olografica. Vaia! Se non sbaglio da questo... Bravissimo. Con l'ascia, addirittura. Non gli stai tagliando niente, mi sa che devi colpire la testa. L'hai shottato. Non lo so. Non era un boss, allora. E non era un boss, era un nemico. Infatti non gli si levava niente della vita del boss. Cavolo, 20 pound costa anche pochissimo. Madonna, la copertina, l'edizione fisica di un videogioco. No. Versione liscia o lenticolare? Space Harrier, appunto. Prende il tempo per prendergli la testa. Questo, dai. Space Harrier, perché perché console gira questo Space Harrier? Non lo conosco, non l'ho mai sentito. Ora mi documento. Arcade. Spara tutto a scorrimento. Siga. Gira su tutto praticamente, convertito per vari sistemi di gioco. Dai, devo saltare. La bella collezione di vinili di colonne sonore ci starebbe. Ma la devo smettere. C'è anche per Virtual Console, quindi è recuperabilissimo. Questo leva 3 cose ogni volta. Dove ricomincio? No, ricomincio da qui. No. Vai, tocca a te. Tocca a me? Ho ucciso anche il primo pistrello, ora siamo a 2. Stavo informando su Space Harrier. Dalla copertina sembra veramente... È vero che le copertine purtroppo raccontavano ben poco dei titoli. Basti pensare anche a quella di Mega Man, che è una delle più... orride infamate che potessero fare. Francesca dice a Kenobit, ma perché non essere tamarro fino in fondo? E prendere quella lenticolare, giustamente. Fantastico, mi sa che la prendo anch'io. Ah, invece no, è un vinile con le musiche del gioco. Che figata, l'elefante ciclope. Copertina tamarra, dice DM. Gabratta, prima o poi farò un ordine anch'io da Datadisc. Meritano sull'amore. E Alessandra... Sandro tra le musiche più belle di sempre. Mentre Dinamosauro, che abbiamo deciso che è il nome migliore di questa ride,
ha linkato un altro disco. Comunque sì, dicevamo prima che probabilmente le canzoni, già le colonna sonora di questo Castlevania saranno stupende remixate per Smash Ultimate, perché già così rendono tantissimo. Immaginiamocele nello stile appunto Sakurai, orchestrato, esagerato, proprio tamarro quasi. Vai a... quello speciale l'abbiamo visto quando abbiamo cercato il la console PC Engine. Sì? Abbiamo cercato tre copertine, tre ordi. Ah, ok. C'era quella copertina lì, se non ci vuole. Però ho preso quel... Dai! Devi saltarli, non puoi abbassare. Okay. Ma mentre... Lo so. Ci sono arrivato comunque senza mai prendere danno durante tutto Quello lì ora sembrerebbe che lo facciamo tirarla, però. Sai? Ah, ma guarda, ma si riparte da qui. Mi sa che muove. Infatti. No, mi sono distratto totalmente, però. E purtroppo ora abbiamo anche la frusta, quella debole. Non li sciolto questi subito. Come ti distrai ne nascono troppi e alla fine poi non abbiamo nemmeno l'arma forte contro contro il draghetto scheletrico. Abbiamo superato anche i 10 minuti che ci eravamo dati in realtà. Infatti questa mi sa che è l'ultima run, questi sono veramente non terribili di più. Che ce n'era uno all'inizio livello, sì, sai? Sì. Ti levava tutta la vita, ci si mattava un po'. Cosa è successo? Non lo so, Bayer, non so, perché ogni tanto. Con la frusta più corta, poi è anche molto più difficile. Ha vinto il premio da frusta. Ma che. Ah, Dinosauro ha linkato la collezione completa dei vinili su Datadiscs. Mamma mia, le copertine sono tutte stupende. Outrun me lo ricordo davvero. Shenmue, mi è arrivato oggi la collector per... insomma, la raccolta per PS4 con i primi due Shenmue. E me li giocherò in privato, però non in live. Bellissima anche questa qua di Galaxy Force 2. Metal Slug, vabbè, quello penso sia cementato nei cuori di tutti. Okami, anche questo è uscito sulle console recenti. Sono vinili. Vinili. Mm-hmm. Boia, a cosa stiamo facendo? Cioè, perché non abbiamo una collezione? Non abbiamo una collezione. Sai, bello mettere le musiche dal vinile. Lascia stare. In live. Sta. Stile proprio radio. Niente, Sonic vai, Mania. Recente, sì. Sì, si fa la raccolta, dai. Si prendono tutti. Tra l'altro, ci sono anche edizioni speciali bellissime di quelli tipo di Cuphead. Dei giochi anche recenti, hanno fatto in vinile. Ce l'hanno il nostro amico One Man. I vinili a tema con il nostro programma. Sarebbe bello. Sì, ci pensiamo per il live show futuro. Per il post estate. Ragazzi, grazie tantissime di averci seguito. Vi faccio vedere il logo di Quarta Parete fatto con la stampante 3D. Così, sempre. Per far vedere che smanettiamo. Ci avete seguito fino adesso in 33, quindi grazie tantissimo di essere rimasti. Quindi speriamo di rivedervi anche nelle prossime qui live sotto, quando potete. Trovate i nostri social. Noi facciamo un po' il calendario, vai. Vai. Io te. Ti metto un po' di... Allora, noi ci troviamo... questo venerdì con Cuphead, io e Pesco. Sabato con Resident Evil 7, io e Medusa. Lunedì 27 agosto, io e questo ragazzaccio qua si continuerà Crash Bandicoot, dove siamo a Stormy Ascent, il livello elevato dai programmatori dal gioco classico, perché è considerato troppo difficile, e infatti è troppo difficile. mercoledì... Zelda. Legend of Zelda per NES, sempre io e questo ragazzaccio qua. E stavo parlando del 29 agosto, siamo a settimana inoltrate dopo. Cosa vuol dire settimana inoltrata dopo? Comunque, giovedì 30 agosto, Human Fall Flat, io e Armor, che abbiamo poco pubblico, ma secondo Baia è una delle migliori serie che sì, abbiamo portato. È divertentissima, proprio dall'inizio alla fine. E l'ultimo giorno del mese, cioè il 31 agosto, venerdì, sempre Cuphead, sempre io e Pesco.
Sì, questi sono i nostri appuntamenti, li trovate comunque anche tutti come evento qua su Twitch e spammati nei vari nostri social. Se vi va di farci un salto, ci trovate anche lì. Sì, soprattutto quello più utile, direi, per le notizie così è Instagram. Sì. E con le storie, appunto, sapete mezz'ora prima, anche di più, quando ci siamo. Buonanotte Alessandro, buonanotte a tutti gli altri. Come dice Alessandro, buonanotte a tutti i ragazzi che ci sono nella chat. Buonanotte. Ci vediamo, venerdì con Cuphead. Grazie a tutti, anche a quelli che si sono iscritti e ci hanno seguito per la fiducia. Speriamo di ripagarla. Tot. Sì, siete grazie, tantissimi. Grazie. Notte Fabio, Andrea, se ci siete ancora, e grazie ancora per il raid e alla prossima.